cos'è l'economia civile? Una bella domanda. L'economia civile, che nessuno capisce che cosa sia bene, perché nessuno sa definirla. C'è già tanta economia civile in Italia, ma la gente non lo sa. Io direi che l'economia o è civile o è incivile. Questa roba mi aiuterà a vivere e non a sopravvivere. E quindi è un percorso di liberazione. Le radici storiche dell'economia civile vanno rintracciate nel 1400, il secolo dell'umanesimo civile, la cui culla è Firenze. Quali sono gli elementi che caratterizzano questo sguardo tipico dell'economia civile? Mentre per l'altro paradigma, che è nato in Scozia, poi dalla Scozia si è diffuso nel resto del mondo, che è l'economia politica, l'assunto antropologico è homo homini lupus, ogni uomo è un lupo nei confronti degli altri uomini, l'assunto da cui partono gli economisti civili è homo homini natura amicus, cioè ogni uomo è per natura amico di un altro uomo. E allora, se uno capisce questo, ha capito quasi tutto. Dov'è la differenza tra economia civile e economia politica? Gli economisti politici hanno un concetto un po' pessimista sull'uomo. L'importanza della vita di relazioni come veramente traguardo, come punto d'arrivo, rispetto anche invece a una visione anglosassone che è un po' più centrata sulla libertà dell'io, no? È una libertà dell'io che poi spesso finisce in dei vicoli ciechi, perché sì, sono libero, ma se non mi realizzo in qualche relazione, alla fine poi di questa libertà cosa ne faccio? Quindi noi abbiamo una visione diversa. Perché noi qualche anno fa parlavamo di queste tematiche, parlavamo di economia civile già da tanto tempo e l'effetto attorno non è che fosse particolarmente eclatante? Perché erano diverse le pratiche, le prassi, cioè la gente era molto presa, sedotta, affascinata dal consumo, dal modello di vita nordico, americano, del sogno americano della libertà, le merci, i supermercati enormi, eccetera, eccetera. Quindi chiaramente in quel mondo lì parlare di economia civile, oggi c'è stato di mezzo il cambiamento climatico, c'è questa grande, enorme crisi ambientale, Papa Francesco, Greta Thunberg, tutti questi cambiamenti che la gente si rende conto che un certo tipo di capitalismo non funziona. Siamo partiti come un gruppetto di professori che si erano appassionati a questo tema con Stefano Zamagni e Luigino Bruni. Abbiamo creato un gruppo sempre più vasto di sostenitori anche nel mondo nostro accademico e quindi per noi la generatività è anche far nascere le nuove leve, passare il testimone a dei giovani. Ma poi soprattutto abbiamo raccolto attorno a noi consenso della società civile, quindi le organizzazioni di terzo settore, gli imprenditori, la politica. Non a caso la Carta di Firenze che abbiamo presentato in questa seconda edizione del Festival è stata firmata da 100 firmatari autorevoli. Caro Presidente, questa carta che le stiamo consegnando trae le radici dalla ricchezza della nostra cultura. Quello che vogliamo ribadire anche quest'anno è che recuperare fiducia, rigenerare l'economia, significa ancora una volta ribadire il valore delle relazioni sociali. Benvenuti nuovamente a Palazzo Vecchio. Ormai ha già capito. Grazie. Io scelgo un bar, vado da quella pasticcera, vado da quel barista,
non solo perché il caffè è buono, ma perché la persona che me lo offre instaura con me una relazione, un bene relazionale. Questo, diciamo, è quello che abbiamo imparato dall'economia civile, cioè nulla dei beni e delle merci è scisso dalle relazioni con le persone. Scelgo il tuo bar anche se costa di più, perché sono disposto a pagare qualcosa di più, perché il valore economico è sempre un valore simbolico e quindi io scelgo sulla base di una serie di informazioni e contenuti che non sono quelli tipici dell'homo economicus, che è razionale, che è perfettamente logico. No, la maggior parte delle nostre decisioni avviene in chiave affettiva, in chiave simbolica. Io mi innamoro della barista e vado a comprare il caffè da lei, da quando esiste il mondo. Rosy, l'economia civile spiegata al bar. Vengo da lei perché è cortese e simpatica, mi accoglie quando arrivo alla mattina e è molto buono il suo prodotto. Le due cose stanno insieme. Questa è l'economia civile, non si può staccare quello che mangio, quello che faccio dalla relazione con lei. Grazie, buona giornata, grazie. Il mondo lo cambia la pancia della gente, i bisogni, il mangiare, il vivere, la pasticcera, lì si cambia il mondo. Oggi l'economia civile ha più successo, diciamo, perché è cambiato il mondo. Quindi il futuro, se l'Italia sarà più civile, avremo più economia civile. Se l'Italia sarà meno civile, avremo più economia incivile, perché l'economia è una foto della gente, è una foto delle nostre passioni, degli amori, della vita. Quindi è un rivelare ciò che già c'è nel paese. Questo per me è fondamentale, non è una sovrastruttura, un dire bisogna impegnarsi di più, perché l'economia, l'altruismo, l'amore... No, l'economia... C'è già tanta economia civile in Italia, ma la gente non lo sa. Non possiamo più agire con gli schemi del creare ricchezza e poi redistribuirla, perché le disuguaglianze stanno aumentando, disuguaglianze di opportunità, disuguaglianze tra uomini e donne, disuguaglianze tecnologiche, il divario digitale anche con la pandemia si è accelerato, tra chi ha diritti riconosciuti e chi non li ha, eccetera, eccetera. E allora non funziona un sistema in cui si dice dobbiamo cercare di aumentare la torta e qualcuno si preoccuperà di redistribuire. Dobbiamo essere redistributivi by design, cioè pensandoci prima. Il mio compito è mandare avanti gli altri, non di sostituire gli altri. Cioè il maestro è uno che gode quando l'allievo lo supera. Allora io vi saluto e adesso vado a Bologna perché c'è il Festival Francescano. E c'è una sovrapposizione, se non vado succede e devo andare a parlare adesso. Che cosa? Devo dire.